Benvenuti in questa nuova lezione del corso di Content Marketing nel 2021 che sto rendendo disponibile qua su YouTube. In questa lezione vedremo come scegliere il social giusto e quindi andremo a vedere tutte le caratteristiche dei vari social e il motivo per il quale dovresti sceglierne uno o un altro in base alla strategia e i tuoi obiettivi. Per chi non mi conosce, io sono Federico Rognoni, ho 21 anni e mi occupo di creare strategie di influencer marketing e produzione di contenuti per diversi brand e multinazionali. E ho creato la mia società Zell Production, con la quale appunto ci occupiamo di fare queste attività. E in questa lezione appunto andremo a vedere come scegliere i social giusto per il tuo obiettivo e per la tua strategia di content marketing. Scegliere il giusto social è fondamentale per non perdere tempo e riuscire ad aggiungere i nostri obiettivi attraverso la nostra strategia di content marketing. Infatti, se non abbiamo chiaro quali sono le varie caratteristiche dei singoli social, potremo perdere del tempo andando a sfruttare un social che non è quello adatto a raggiungere il nostro obiettivo e il nostro target. Per questo in questa lezione andremo a vedere ogni singolo social, quali sono le sue caratteristiche e perché dovremmo sceglierlo, e quindi voi potrete fare i vostri ragionamenti in base al vostro settore, al vostro target, in base alla vostra nicchia. Partiamo subito da Instagram. Instagram lo conosciamo tutti, è da tantissimo tempo che ormai è presente all'interno delle nostre vite. Ha un pubblico che al momento è composto principalmente, la fetta diciamo principale di pubblico è tra i 25 e i 34 anni, quindi diciamo una fascia che è cresciuta, ormai sono i millennials o addirittura anche più grandi. Quindi se noi abbiamo un target più giovane, magari ci sono altre piattaforme che possono essere più adatte, ma un'attenzione importante è sul fatto che Instagram ormai è un social che tutti utilizzano, quindi dobbiamo sempre pensare che la pagina Instagram relativa al nostro brand o personal brand deve essere comunque presente, perché dà una certa autorità, nonostante stiamo parlando di un social dove vengono pubblicati i contenuti, dà comunque un'autorevolezza al nostro brand, perché se abbiamo zero follower sulla nostra profila di Instagram diranno: questo brand probabilmente non vale la pena investire, non vale la pena comprare dei prodotti da lui perché non ha abbastanza autorità e quindi magari il prodotto non mi arriva o non è di qualità abbastanza alta. Quindi avere un buon una strategia di content qui su Instagram può essere fondamentale un po' per tutti. Diciamo che conosciamo tutti i suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza. Sicuramente un punto di forza è appunto quello che abbiamo detto, avere un grande bacino di utenti che può interagire con i nostri contenuti. Un altro punto di forza sono i direct, quindi la possibilità di avere un'interazione diretta col nostro pubblico. Ad esempio su TikTok, che vedremo dopo, i messaggi diretti sono bloccati e quindi questo non ci permette di comunicare in modo diretto con il nostro pubblico. Un altro punto di forza sono le storie. Le storie ci permettono ogni giorno di mostrare un backstage del nostro progetto lavorativo, parlare attraverso il nostro personal brand o ancora meglio interagire one to one con la nostra community. Quindi ad esempio possiamo fare dei sondaggi, dei quiz, quindi le storie sicuramente non sono da sottovalutare. E un terzo elemento che probabilmente adesso è il più importante sono i Reels. I Reels sono un elemento sul quale Instagram vuole spingere sempre di più, proprio perché vuole affrontare gli altri social che, come ad esempio TikTok, che stanno avendo un grandissimo successo attraverso questa tipologia di contenuti. Ed è per questo che attraverso i Reels riusciamo ad avere una crescita organica che prima era molto difficile attraverso solo i post o addirittura attraverso le storie, dove la crescita è praticamente impossibile perché non riusciamo a raggiungere un pubblico che già non ci segue. Invece attraverso i Reels sarà frequente che raggiungiamo un numero superiore al numero di follower, che su Instagram non era così frequente fino a pochissimo tempo fa. Quindi il mio consiglio è che nel momento in cui decidiate di andare su Instagram, iniziate a pensare dei format che comprendano i Reels. I punti invece negativi sicuramente potrebbero essere il fatto che, a parte Reels, la crescita organica è sempre inferiore, quindi abbiamo bisogno di un budget in advertising per poter spingere. Dobbiamo andare a avere una tipologia di contenuto che si adatti a questo social, che ormai ha tantissime tipologie di contenuti, quindi dobbiamo riuscire a trovare la chiave comunicativa corretta. Qual è il futuro di questo social? Questo social, come ha detto Mosseri, che è l'head of Instagram, ha definito che il futuro sarà diviso principalmente in tre, e sono il contenuto relativo ai video, quindi i contenuti video saranno sempre più importanti, non dovete pensare ai video in generale, quindi i GTV e i post avranno sempre la rilevanza che hanno adesso, ma punteranno molto di più sulle storie e sui Reels, quindi sono le due tipologie di contenuto che andranno di più in passato.
Una terza parte chiaramente rimarranno i creator, quindi vogliono focalizzarsi sui creator, quindi anche gli altri contenuti, foto, eccetera, avranno comunque la loro importanza. E il terzo punto, che in futuro potrà essere sempre maggiore, è quello della possibilità dello shop. Già adesso è integrato all'interno della piattaforma, ma le evoluzioni che avrà saranno sempre più importanti. Quindi per i brand e personal brand può essere fondamentale andare a strutturare lo shop all'interno di Instagram in modo funzionante, così che gli utenti saranno abituati già a acquistare all'interno della piattaforma in futuro e acquisteranno molto di più senza bisogno di utilizzare troppi strumenti, ma avremo già il nostro store all'interno di Instagram, un elemento veramente fondamentale. Quindi, riassumendo, su Instagram dovete andarci con una grande possibilità, è difficile che un brand non debba andare su Instagram. La fascia principale è tra i 25 e i 34, le forme di contenuto principali sono i Reels e le storie. E dobbiamo andare per andare a conquistare quella fetta di pubblico che è presente su questo social, che è veramente molto molto vasta. Il secondo social del quale andiamo a parlare è TikTok. La fascia principale di pubblico è quella della generazione Z, quindi principalmente tra i 18 e i 24 anni, quindi una fascia di pubblico leggermente più bassa, nonostante l'età si stia alzando sempre di più, e questo chiaramente è un fattore che non possiamo sottovalutare, perché se arriviamo adesso possiamo andare a sfruttare un oceano blu che molti competitor non stanno ancora sfruttando, e quindi noi potremmo essere i primi a conquistare la fetta di pubblico presente all'interno di questa piattaforma. Un punto positivo sicuramente è appunto il fatto che ci sono pochi competitor e che quindi possiamo avere una crescita organica molto molto più grande rispetto agli altri social, come ad esempio Instagram, del quale abbiamo appena parlato. Quindi possiamo andare a creare contenuti e crescere organicamente, e sarà molto facile che faremo molti più views rispetto al numero di follower su più o meno ogni contenuto. Quindi quando voi fate il primo contenuto e avete zero follower, se utilizzate le giuste strategie che vedremo sia in questo corso ma anche negli altri video che ho pubblicato qua su YouTube e nelle mie varie fonti sui vari social, vedrete che riuscirete a fare più views già nel primo contenuto, e magari farete 2000, 5000, 10000 views al primo video, e questo porterà un gran numero di follower già in partenza. Quindi dovete sfruttare questo social il prima possibile. Più passa il tempo, più gli utenti creeranno contenuti, quindi più sarà saturo il mercato e più difficile sarà crescere, così come è avvenuto già su Instagram, dove adesso appunto serve un budget pubblicitario quasi obbligatorio. Il punto negativo invece relativo a TikTok è la mancanza di una community forte. Infatti, se dobbiamo fare una classifica degli utenti e della loro fidelizzazione dei social, mettiamo all'ultimo posto probabilmente TikTok e al primo Twitch. Quindi ci sarà Twitch, YouTube, Instagram e TikTok. TikTok è un social dove i contenuti sono molto veloci, quindi come sapete la durata va dal un secondo, dove vabbè non c'è nessun video da un secondo, però facciamo dai 5 secondi fino adesso ai 3 minuti, però la maggior parte dei video sono da 15 secondi, quindi riuscire a fidelizzare un utente attraverso 15 secondi è chiaramente molto difficile. E un altro problema è la mancanza dei direct, quindi non avendo dei direct all'interno del social, perché per averli dobbiamo essere amici dell'altro utente, quindi vuol dire che lui segue noi e noi seguiamo lui. Questo rende tutto più difficile, perché non c'è una comunicazione one to one, così come avviene invece su Instagram. Quindi un'idea è quella di creare una strategia multichannel che comprenda social come TikTok, che ci permettano di acquisire nuovo pubblico, e altri social invece come Instagram, che ci permettano di fidelizzarlo e andare a creare una vera e propria community. Cosa sta succedendo verso il futuro? Verso il futuro ci sono veri passi molto importanti. Il primo è che stanno pensando di aggiungere le storie. Già sono una funzione che stanno aggiornando e presto la potremo vedere, già prima della fine dell'anno probabilmente. Quindi le storie sicuramente invece aiuteranno in questa, questa creazione della community, e quindi in questa fidelizzazione. E un secondo fattore positivo invece è la creazione dello shop. In Cina, dove c'è Douyin, che è la versione cinese di TikTok, quindi hanno dei server separati, c'è già una grandissima conversione degli utenti direttamente su TikTok. Pensate che in 3 passaggi, da quando l'utente vede il video a quando acquista il prodotto, ci sono solo appunto 3 passaggi, quindi una cosa super super veloce. E proprio adesso in Europa hanno sviluppato una partnership molto importante con Shopify per permettere questo anche in Occidente.
Pensate che la maggior parte delle vendite avvengono oltre allo shop direttamente sul profilo del creator o del brand, avvengono durante le live. Quindi ci sono questi influencer in Cina che fanno delle live dove fanno una sorta di televendita mentre fanno la live e vendono i prodotti. Ad esempio, immaginiamo un influencer nel mondo beauty che si sta truccando la mattina e ogni mattina fa la live e sotto mette il banner con la vendita dei prodotti che sta utilizzando, e magari sono o prodotti direttamente suoi, quindi avrà moltissime vendite, o sono prodotti di un brand che sta sponsorizzando quella singola live. Quindi sicuramente in futuro ci saranno delle evoluzioni molto molto importanti e non possiamo assolutamente sottovalutare questo social. Il terzo social del quale andiamo a parlare è YouTube. Ormai lo conosciamo tutti, c'è dal 2006. È più che altro un motore di ricerca, perché le persone non solo lo utilizzano per consumare contenuti in base ai influencer barra youtuber che segue, ma lo utilizza anche per cercare soluzioni a problemi o ricercare canzoni, eccetera. Ad esempio, io se non so come montare questo video, cercherò su YouTube come montare un video sul telefono. Oppure, se voglio mettere a posto le luci qua in camera, scriverò come mettere un set di luci per creare un video. Quindi viene utilizzato per trovare dei tutorial, delle soluzioni o addirittura anche per cercare musica, eccetera. Quindi diciamo che i contenuti, a differenza di altri social che hanno una durata molto breve, su TikTok un contenuto può durare anche del tempo, ma solitamente la maggior parte delle views le fa nelle prime 24 ore. Su Instagram molto probabilmente anche 6-8 ore. Su altri social che andremo a vedere dopo durano magari anche un pochino di più, un pochino di meno, però su YouTube possono durare anche anni. A me capita che vedo dei video e poi vado a vedere la data sotto e quel video è uscito 6 anni fa, ma magari in questo momento quello era il video migliore per quello che stavo cercando e quindi YouTube me l'ha proposto. Anche a livello di età, chiaramente su YouTube possiamo posizionarci dal ragazzino di 6 anni che sta vedendo un tutorial su come utilizzare un giocattolo fino a mio nonno che si vuole ascoltare la musica o che vuole vedere un documentario. Quindi su YouTube possiamo trovare qualsiasi tipologia di utente e questo è anche questo un fattore che non possiamo sottovalutare. Il payoff che però dobbiamo affrontare è che ci sarà una crescita molto molto lenta, perché su YouTube, se non abbiamo fonti esterne che portino pubblico su YouTube, la crescita all'inizio è un po' faticosa, ma l'utente che ci segue su YouTube sarà molto fidelizzato. Quindi l'utente che guarda 10 minuti di video, quindi ad esempio l'utente che guarderà questo video, è come se vedesse 100 dei miei TikTok, e quindi chiaramente con un singolo video riusciamo a fidelizzare come lo faremmo su TikTok in 3 mesi, magari 4, 5 mesi. Quindi YouTube è una piattaforma ottima per andare a creare contenuti e avere un utente molto fidelizzato. I contenuti su YouTube sono evergreen, quindi dureranno per sempre. Io ho una grande fiducia sul fatto che YouTube ci sarà ancora per tantissimi anni. Gli altri social continuano a variare, quindi siamo passati da Facebook, poi siamo andati a Instagram, TikTok, eccetera. Invece YouTube c'è sempre stato e dal mio punto di vista ci sarà ancora per tantissimo tempo. Quindi il tempo che dedicate alla creazione di contenuti qui su YouTube non andrà mai sprecato. Anche il singolo video che adesso oggi ha fatto 0 views, tra 6 mesi potrebbe farne 1 milione, perché magari quell'argomento è andato di moda o serviva tra 6 mesi. Quindi è un elemento che non possiamo sottovalutare. Un'altra cosa importante è che YouTube ha lanciato i YouTube Shorts, quindi anche questo è un formato simile ai Reel e ai TikTok, che però fa fare un sacco di views qua su YouTube. Pensate che Alberto Giannone, che probabilmente avete già visto in qualche mia live, comunque siamo amici da tempo, ha sfruttato molto bene questa tipologia di contenuto ed è a quasi 100.000 iscritti in pochissimo tempo qua su YouTube. Che 100.000 iscritti su YouTube sono tantissimi, di solito ci vuole mesi e mesi e mesi di lavoro. Invece lui in mesi di lavoro, ma rispetto al solito molti meno, è riuscito ad arrivare a questa cifra. Quindi io vi consiglio di provare a utilizzare questa tipologia di contenuto, di formato, per andare a crescere su questa piattaforma. Il futuro, io vedo il futuro di YouTube come sempre di più una piattaforma dove consumare contenuti sempre di più, come una sorta di Netflix, ma meno impegnativo. Nonostante anche qua su YouTube la qualità si sta alzando sempre di più, quindi lasciate perdere che questo video è registrato col telefono perché ho il videomaker che non è qua a Milano e quindi adesso io non riesco a registrare con la telecamera. Però solitamente i video sono registrati quasi sempre con la camera, quindi ci stiamo avvicinando sempre di più a una qualità quasi, non vi dico da Netflix o da televisione, ma ci stiamo avvicinando a quello. L'obiettivo potrebbe essere quello tra qualche anno. Quindi riuscire a creare dei contenuti di qualità su YouTube farà sì che anche tra qualche anno funzioneranno continuamente. Il quarto social del quale andiamo a parlare è Twitch. Twitch ha un pubblico prevalentemente maschile
e va sia nella generazione Z e sia millennials, quindi principalmente viene consumato da queste generazioni ed è prevalentemente maschile. Questo da perché? Perché è nato come una piattaforma di gaming. Negli ultimi anni, principali contenuti erano nel mondo gaming e come sapete, generalmente ci sono più gamer maschili che gamer femminili. Però questa cosa sta cambiando. Piano piano il pubblico femminile sta aumentando, anche stanno aumentando le tipologie di contenuti. Io stesso ho lavorato ad alcuni progetti su Twitch con alcuni brand, ad esempio, se mi seguite su Instagram avrete visto il lavoro che abbiamo fatto con la Nazionale Cantanti e New Dreams, con tutti i rapper che abbiamo fatto i vari concerti e la partita direttamente su Twitch. Abbiamo avuto dei numeri assolutamente enormi per essere la prima live che facevamo con quel profilo, quindi assolutamente è un'opportunità. Su Twitch, chi non la conosce, abbiamo solo contenuti live, quindi tutti i video che vedete sono in live tendenzialmente, poi potete riprenderli dopo, ma solitamente tutti quelli che vediamo sono in live, perché sennò a questo punto andiamo a utilizzare un'altra piattaforma. Su Twitch noi possiamo andare a sfruttarla perché è sottovalutata dagli altri brand. Se voi vedete, ci sono pochissimi brand che hanno creato dei canali propri o che stanno investendo in gamer o altri streamer per sponsorizzarli. Ma la cosa importante è che lo streamer ha un utente che lo guarda per ore, quindi è estremamente fidelizzato. Quindi nel momento in cui lo streamer andrà a consigliare di comprare le AirPods, è molto probabile che comprerà le AirPods invece rispetto a quelle della Samsung, perché gliel'ha consigliato. È come se gli avesse consigliato il suo migliore amico. Un utente che passa 2 ore al giorno con uno streamer è forse più di un migliore amico, perché ci passa più tempo a livello di ogni giorno per giorno. Quindi noi dobbiamo andare a sfruttare questa occasione prima che lo facciano i nostri competitor. Twitch dobbiamo andare a sfruttarlo, secondo me. Non possiamo più andare a sottovalutarlo. Per quanto riguarda le live, cosa possiamo fare? Possiamo andare a creare un canale proprietario. Quindi, ad esempio, possiamo andare a creare un canale dove, se abbiamo un brand di cucina, se abbiamo budget, chiaramente, possiamo andare a prendere uno chef che ogni settimana, il giovedì, va a creare una ricetta con i prodotti nostri, quindi del nostro brand. In questo modo l'utente che segue la live chiaramente potrà essere stimolato a comprare quei prodotti per cucinare anche lui quella ricetta. Chiaramente non basta fare questo, ma bisogna rendere il tutto con intrattenimento, quindi magari mettere uno streamer di fianco che intrattiene, legge la chat e interagisce con la chat. Se riusciamo a strutturare un buon piano, come abbiamo fatto nel caso della New Dream, riusciamo ad ottenere ottimi, ottimi risultati. Per il resto io vi consiglio di andare a sfruttarlo perché non serve ancora troppo budget per alcune cose, ma per il resto lo serve. Quindi se volete creare un canale proprio serve tanto budget, se si vuole investire negli streamer rispetto al ROI che possono portare è ancora basso. Se invece siete dei personal brand, io vi consiglio di partire nonostante magari non abbiate tutta l'attrezzatura. Infatti all'inizio può essere necessaria un'attrezzatura molto costosa perché gli streamer più forti utilizzano camere, luci, computer da gaming, tante cose che costano tanto. Ma si può partire anche con un semplice telefono, quindi all'inizio si può partire con questo e poi piano piano che cresciamo andiamo a sfruttare le altre opportunità che ci può dare questo social. Quindi questo era Twitch e se avete qualsiasi domanda sono molto contento di rispondere perché secondo me è un'opportunità enorme. Farò sicuramente dei video a riguardo in futuro. Il quinto canale che andiamo a vedere è Pinterest. Pinterest è molto particolare perché c'è da tantissimo tempo, ha 20 milioni di utenti in Italia, che sono un numero enorme. Ha un pubblico prevalentemente femminile, ma non se ne parla mai tanto. E questo è un mistero perché comunque ha delle opportunità enormi. Per chi non lo conosce, è un social che ha due elementi principali: i pin e le bacheche. I pin sono i contenuti, quindi i contenuti che troviamo all'interno del social, e possiamo farci due cose. Uno è pubblicare un pin, quindi noi stessi pubblichiamo un pin. E la seconda cosa è quello di pinnare un elemento, quindi possiamo decidere di salvarlo per il futuro. E dov'è che lo andiamo a salvare? Lo andiamo a salvare all'interno delle bacheche, che è come se fosse una raccolta di questi contenuti. Ma perché è così interessante Pinterest? Oltre al grandissimo numero di utenti che sono presenti al suo interno, per alcune nicchie ha un sacco di utenti interessati, quindi ad esempio su il mondo fai da te o il mondo del giardinaggio oppure quello più estetic, ci sono alcuni settori che funzionano veramente tantissimo. E la cosa interessante è che ogni singolo pin può avere anche un link sotto, quindi portare traffico a una fonte esterna. Qui ad esempio io ho fatto un test per Ronnie's Book dove ho messo semplicemente i post che pubblicavo con sotto il link che rimandavano al sito di Ronnie's Book con all'interno l'abstract.
ogni post mi portavano in circa 400-500 visite al sito, che erano numeri straordinari, infatti l'ho continuato a fare, poi mi sono perso nel tempo perché da solo non riuscivo più a fare tutto, ma è una cosa che a brevissimo riprenderò a fare perché portava veramente un traffico enorme. E quindi non capisco ancora, e adesso infatti con i brand stiamo iniziando a lavorarci, perché i brand dovrebbero investire in questo social. Sarà una cosa veramente molto utile in futuro. E quindi io vi consiglio di andare a utilizzarlo già adesso, prima che arrivino tutti, perché sicuramente arriveranno. Presto io farò un PDF, una guida, dove racconterò tutto questo, perché secondo me è un'opportunità e voglio aiutarvi a sfruttarla perché è fondamentale. Quindi utilizzate Pinterest e iniziate a guardarlo prima della guida. Il sesto social è LinkedIn. LinkedIn ha un pubblico diverso da tutti gli altri social, quindi abbiamo un pubblico prettamente professionale. Al numero di utenti siamo molto simili a quelli di Pinterest. Nel 2020 Pinterest l'aveva superato, adesso non abbiamo i dati aggiornati, però sono comunque lì sui 20 milioni. E LinkedIn può essere molto importante per avere una versione istituzionale del nostro brand. Quindi raccontare cosa avviene all'interno dell'azienda attraverso i nostri dipendenti, attraverso tutto ciò che stiamo facendo. Quindi può essere un'opportunità per raccontarci e continuare a crescere. Su LinkedIn, soprattutto per il mondo B2B, abbiamo un sacco di opportunità. La maggior parte dei contenuti sono contenuti scritti, guide, quindi attraverso dei PDF, sono magari dei video, che però i video funzionano ancora poco, hanno introdotto le storie, che anche queste funzionano poco, e invece i contenuti che vanno di più appunto sono le guide, quindi attraverso dei PDF che sono molto simili ai caroselli, e i contenuti testuali. Sono anche una grande opportunità gli articoli, perché vengono mantenuti nel tempo e il contenuto su LinkedIn ha una durata superiore alle 24 ore. Succede che ci sono contenuti che pubblico che anche dopo un mese mi continuano ad arrivare interazioni. Quindi non vi dico che è a livello di YouTube, ma comunque i contenuti su LinkedIn sono un'opportunità per avere un contenuto, e quindi l'investimento di tempo che possiamo dedicare a quel contenuto è maggiore rispetto magari a quello su Instagram, dove il contenuto dopo 8-10 ore smette più o meno di produrre interazioni, o comunque le principali le ha già prodotte. Un'altra cosa importante è la grande disponibilità organica che al momento è presente su LinkedIn. Forse oltre a TikTok e Pinterest è uno dei pochi social che ci permette di avere una forte crescita organica, perché funziona un po' come Facebook all'inizio. Quindi se io ho 10.000 persone che mi seguono e metto mi piace al tuo contenuto, quel contenuto viene fatto vedere anche a chi mi segue. Quindi ci sarà un insieme di interazioni che vanno a produrre altre interazioni, e quindi vedrete che farete una media comunque altissima di views rispetto magari al numero di collegamenti che avete. Quindi LinkedIn può essere una grande opportunità. Lato ADV può essere utile, ma non ho ancora sperimentato in modo effettivo l'ADV su LinkedIn, perché grazie alla crescita organica riesco comunque a ottenere buoni risultati, ma in futuro vi farò sapere anche relativamente a questa crescita lato sponsorizzate. Adesso andiamo a vedere velocemente altri canali che esistono e perché potreste andare a sfruttarli e perché andiamo a vederli. Il primo sicuramente è Facebook, non ne abbiamo parlato prima perché secondo me non è uno dei social nei quali possiamo affrontare una strategia di content marketing, ma per altri elementi può essere importante. Quindi come content io intendo principalmente la crescita organica, ma su Facebook la parte di ADV è ancora molto molto attiva e possiamo utilizzarlo. Inoltre la crescita organica su Facebook ormai è praticamente inesistente, ma per alcuni pubblici, sì, pubblici molto specifici, riusciamo ad andare a interagire comunque. Quindi ad esempio se abbiamo un target over 55-60, è probabile che quell'utente lo troveremo solo su Facebook. Quindi se vogliamo cercare di prendere quel singolo utente, dobbiamo andare lì. Un altro social che viene sottovalutato soprattutto in Italia è Twitter. Twitter ha una grandissima quantità di utenti che hanno degli interessi molto specifici, quindi le notizie, la politica, finanza, eccetera. Se vogliamo avere questo settore, Twitter non dobbiamo sottovalutarlo assolutamente. Nonostante vada molto più in America che in Italia, possiamo fare delle campagne anche lì. Anche lì la durata del contenuto invece è molto bassa, all'incirca 2-3 ore, quindi dobbiamo essere molto bravi a continuare a postare con costanza, come fa Elon Musk o Trump, ma dobbiamo farlo comunque cercando di, in base alle nostre tempistiche, riuscire a pubblicare su Twitter. Potrebbe essere un'occasione da sperimentare come fonte alternativa di traffico per nostri eventuali obiettivi di raggiungere il nuovo pubblico. Altri due social, che possiamo chiamarli così,
sono più app di messaggistica, possiamo chiamarle, sono Discord e Telegram. Vengono utilizzate moltissimo dalla generazione Z per comunicare. Telegram lo conosciamo tutti, è praticamente uguale a WhatsApp, con la diversità che si possono creare dei gruppi con persone che non conosciamo e quindi creare delle cose molto grosse, e i canali che sono interessanti. Ma Discord è ancora più interessante per le chat audio presenti all'interno della piattaforma, che ci permettono di creare una community forte all'interno della piattaforma. Ad esempio nei gaming vengono utilizzate tantissimo, possono essere utilizzate per creare dei giveaway, quindi ti fanno entrare all'interno di questo canale canale Discord, dove ti danno informazioni per X tempo e dicono: domani alle 9 lanceremo il giveaway. Quindi se tu sei all'interno del gruppo Discord avrai maggiori informazioni e si riesce ad ottenere delle grandi interazioni. Nike ha sfruttato Discord per fare una campagna, quindi sicuramente se lo fa un brand come Nike potremmo provarci anche noi a cercare di sfruttarlo. Altri social possono essere quelli di podcast, quindi Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eccetera. Possiamo provare a utilizzarli per creare un nostro podcast. La voce è sempre più importante, probabilmente è uno dei canali di comunicazione che sta aumentando sempre di più. Soprattutto è importante perché le persone stanno iniziando a utilizzarlo mentre corrono, mentre si allenano, mentre fanno altro, e quindi magari non hanno tempo di vedere questo video YouTube, ma potrebbero invece ascoltarlo mentre stanno correndo, e quindi riuscirete ad avere un nuovo utente che vi segue e che vi ascolta. Inoltre, l'utente che vi ascolta nella loro testa mentre sta correndo sarà super fidelizzato, perché per 40 minuti non può cambiare il podcast, perché solitamente io ad esempio quando corro me li seleziono prima e sono quelli, non è che durante la corsa mi fermo perché devo cambiare il podcast. Quindi quell'utente vedrà tutto il contenuto, ascolterà tutto il contenuto che avete creato. Inoltre piattaforme come Spotify stanno investendo tantissimo in questa tipologia di contenuto, anche Amazon attraverso Audible con dei podcast originali, quindi se stanno investendo così tanto, perché non dovremmo farlo anche noi? Infine, altri due social che invece non so di preciso come qualificare sono Clubhouse, che sicuramente sta perdendo moltissimi utenti, sta perdendo moltissima fama, gli utenti lo stanno utilizzando sempre meno, quindi qui sta a voi scegliere se provare a investire del tempo sperando che Clubhouse ritorni al suo picco che aveva durante la quarantena, o se ormai gli utenti che ci stanno sono veramente pochissimi. Invece un altro è TripAdvisor, il quale può essere veramente molto utile se avete un'attività che può essere presente all'interno di questa piattaforma, per fare una strategia di marketing che è molto molto funzionale. Su Instagram adesso purtroppo non mi ricordo la persona che ne parla, ma magari vi metto qua il profilo appena lo trovo, perché lui ne parla ed è veramente bravissimo ed è molto interessante quello che dice, perché può essere utilizzato per le vostre strategie in un modo veramente ottimo. In questa lezione abbiamo visto veramente tantissimi social con le loro caratteristiche e i motivi per i quali tu potresti andare su questo social e provarlo e testarlo e sperimentarlo per il tuo canale, per la tua comunicazione. Spero di essere riuscito a portare abbastanza valore attraverso questo contenuto, perché ho parlato veramente tanto, quindi spero di essere riuscito. Se ti è stato utile, condividilo con i tuoi colleghi e i tuoi amici e metti mi piace qua sotto per supportare il progetto. Iscriviti per non perdere i prossimi video, ne esce uno al giorno e ogni mercoledì esce la lezione di questo corso. E per il resto ci vediamo appunto domani con un prossimo video.